Il 33609 invece è un compressore da mastering completamente indipendente sui due canali, quindi qualunque operazione fate sull'altra, su un canale dovete replicarlo sull'altro. Anche questo parecchio colorato. Ok, questo è il suono originale del nostro loop e questo è il suono col 33609. Perché la scelta di avere i canali completamente slinkati? Perché un altro utilizzo del 33609 è quello del mid-side. Per usare in mid-side il 33609 è necessario avere due plugin free della Supplemental Audio, scaricarli dal sito supplementalaudio.com, che sono il mid-side encoder e il mid-side decoder. Cosa fanno questi plugin? Trasformano un segnale left-right in mid-side e un segnale mid-side in left-right. Quindi come viene fatta la catena? L'encoder, che mi trasformerà il segnale appunto da left-right a mid-side, poi metto il NIV 33609, dopodiché metto il mid-side decoder da mid-side a left-right. Quindi il mio suono è in fase ed è di tipo left-right. Come potete vedere sul Vmeter 33609, questo canale è il mid e questo canale è il side. Quindi tutto ciò che è il punch possiamo comprimerlo da qui, tutto ciò che è l'ambiente possiamo farlo da qui. Un esempio su questo loop, supponendo che io voglio percepire più riverbero, quindi aumentare semplicemente la quantità di side, alzo il volume. Sentite già stereofoni aumentare, no? Vedo che io non voglio assolutamente side. Allora, andiamo invece a fare un'operazione di mid side. Per esempio diamo punch a cassa e rullo e aumentiamo un po' la sensazione di distanza che questi danno. Cominciamo dal mid. Adesso do un po' di riverbero naturale. Questa è la batteria originale. Aumento di stereofonia e di pressione sonora, perché ovviamente di volume. Bisogna stare molto attenti quando si lavora in mid-side, comunque le possibilità creative diventano ovviamente notevoli.